Per quanto mi riguarda, non credo che la vita e tutti i pianeti siano venuti da un Big Bang. Credo che ci sia una potenza superiore lassù. No, non credo che ci sia un fattore dietro all'universo. No, credo che l'universo sia cominciato con il Big Bang. Credo che la Terra sia stata creata per la vita, perché tutto quello che abbiamo intorno, quello che ci serve per vivere, quello che ci serve per sopravvivere ed essere felici è intorno a noi. Non ci manca niente, il cibo, l'aria, abbiamo tutto quello che ci serve. Così qualcuno deve aver originato il tutto. Non è possibile che sia semplicemente accaduto per caso. 4 anni di studio mi hanno fatto il lavaggio del cervello con la teoria dell'evoluzione. Non ci sono prove che il sistema planetario sia venuto all'esistenza semplicemente attraverso processi meccanici. Tuttavia, quando gli scienziati hanno iniziato a guardare all'incredibile universo in cui vivevano, si convincevano sempre di più che c'erano elementi troppo ben strutturati per l'esistenza dell'uomo, delle molecole, della vita organica. Più osservavano, più si rendevano conto che noi, in effetti, viviamo in un universo che è stato disegnato in modo preciso e l'uomo ne è il centro. Se cercassimo di modellare l'universo, se provassimo a costruire un modello matematico che rifletta ciò che conosciamo, scopriremo ben presto che ci sono migliaia di parametri, i quali, se cambiati minimamente, renderebbero la vita impossibile. Scopriremo velocemente che se la Terra fosse un po' più vicino o un po' più lontano dal Sole, ci sarebbe più caldo o più freddo. Se girasse ad una velocità appena diversa e se le loro masse fossero appena diverse, ci sarebbe troppa o troppo poca atmosfera. Se cercassimo di modellare tutto questo, scopriremo presto che tutti i parametri implicano un equilibrio incredibilmente delicato. Gli scienziati lo chiamano il principio atrofico, per significare che tutto ciò che conosciamo è stato magistralmente disegnato per l'uomo. La Terra è a una precisa distanza dal Sole, ed è stato calcolato che se fosse solo il 5% più vicina, l'acqua degli oceani bollirebbe. Se fosse solo l'1% più lontana, gli oceani ghiaccerebbero. Questo ci dà un'idea di come viviamo sul filo del rasoio. La gravità della superficie della Terra è esatta. Con più gravità avremmo troppa pressione atmosferica, con meno non avremmo un'atmosfera. Lo spessore della crosta terrestre è essenziale. Il periodo di rotazione della Terra, l'interazione gravitazionale della Luna devono essere esatti. Tutto ciò contribuisce a rendere possibile la vita secondo il principio atrofico, prova schiacciante a testimonianza di un disegnatore. Gli scienziati non vogliono ammetterlo, perché l'esistenza di un progettista implicherebbe una responsabilità nei suoi confronti. Il fatto che la Terra sia stata studiata specificamente per la vita non è una sorpresa per gli scienziati creazionisti. La Bibbia ha dichiarato questo fatto migliaia di anni fa. Nel 1992, il fisico premio Nobel Arno Penzias ha detto: «L'astronomia ci conduce ad un unico evento, un universo creato dal nulla, con un equilibrio molto delicato, indispensabile per provvedere le esatte condizioni necessarie per permettere la vita, e con un progetto di base, si potrebbe dire, soprannaturale». L'astronomo Giorgio Greenstein afferma nel suo libro The Symbiotic Universe: «Osservando l'evidenza, un pensiero continua a venire alla mente. Deve esserci un agente soprannaturale all'opera». È possibile che all'improvviso, senza volerlo, ci siamo imbattuti in prove scientifiche dell'esistenza di un essere supremo? È stato Dio ad intervenire e a creare un universo così perfetto per noi?